ragazza posso già cominciare a parlare. Prima di vederlo non riesco a dire una parola. Stamattina a colazione da sola, Gabriele è già fuori al lavoro, sono le 7:15, è ora di mettersi in moto. Cosa si mangia? Cappuccino, si beve e si mangia una fetta di torta integrale alle mele, miele, cubetta e con farina integrale e farina di farro, eccola qua, guardate che bella. Quello che vedete, i pezzetti sono mele, uvetta e mandorle. Buonissima. Ha un buon sapore di miele perché ho messo anche il miele. La ricetta la trovate già sul canale. Ragazzi, che dire? Buona colazione e che cominci una splendida giornata per tutti. Sono le 11, mi sto divertendo a scrivere e mi sono fatta un cappuccino con la mia super tazza Buclé Abbaia. Enzo gioca e io bevo il mio cappuccino. Ciao ciao! Oggi per pranzo mi preparo un bel piatto, anzi preparo per tutti noi un bel piatto di pasta integrale. Userò la garofalo, le caserecce, e l'andrò a condire con il pesto di friarielli che trovate sul canale. Bene, vado a farla, non ci vuole niente. Lesso la pasta, dopodiché la unisco al pesto. Vado e vi faccio vedere il piatto finito. Ed ecco qua la mia pasta pronta per essere divorata. Guardate che bella che viene col pesto di friarielli e i pomodorini secchi, che sono quella punta di rosso che si vede. Molto buonissima. So che non si può dire, eh? Andiamola a mangiare. Viene fuori il sole e la Sicilia si scalda. Non potevamo aspettare oltre. Gelato al caffè per me, gelato al tartufo per Gabriele. Andiamo a scofanare, dai. E per cena ho ripreparato la nostra ricetta mazzancolle e patate. La trovate qui sul canale, è buonissima. Io l'ho fatta con le mazzancolle surgelate della Lidl ed è una ricetta anche comoda perché potete prepararla prima. Infatti ancora non sono neanche le 18, perché si mangia fredda ed è buonissima, non fredda di frigo, a temperatura ambiente. Comunque guardate sul canale e troverete la ricetta. E buona cena!